Buonasera, conferenza stampa alla vigilia di Ancona Pontedera. Buonasera, mister Colavito. Buonasera. Ferdinando Vicini, Corriere Adriatico, Corriere dello Sport. Prego. Ciao mister. Allora, vigilia di Ancona Pontedera, dal tuo avvento, come spesso è stato ricordato, il Del Corner è diventato un autentico fortino, 3 su 3. Facciamo tutti degli scongiuri, sono chiaramente autorizzati, però un motivo ci sarà per cui la squadra in casa si esprime particolarmente bene. Il Pontedera veniva da una serie molto positiva, poi ha avuto questa battuta d'arresto in casa. Ecco, quali sono i rischi di una partita che, insomma, con un avversario che ha dimostrato di essere in crescendo, no? Sì, innanzitutto buonasera. Diciamo una cosa importante, che comunque, diciamo, in questo campionato non esiste la partita facile, ma non è solo in questo campionato, secondo me in tutte le categorie, in tutti i campionati. Si sta verificando questo, è vero che comunque in casa abbiamo ottenuto il massimo per quanto riguarda il punteggio. È difficile vincere, ma difficile continuare a vincere. Domani arriva comunque una squadra che secondo me sta facendo un ottimo percorso, con un'ottima progettualità da parte della società, del club. Lo testimonia la conferma del mister Canzi, che comunque un mister apprezzato, ogni volta in campo inseriscono tanti giovani di prospettiva, abbinati a ragazzi che hanno calcato i campi anche di categorie superiori, mi riferisco ad esempio a Nicastro. Quindi è una squadra secondo me importante, e non mi meraviglia che stia andando avanti sia in Coppa Italia che facendo un campionato come questo importante. Loro giocano un modulo ormai collaudato, questo 3-4-2-1, però forse una finzione tattica, nel senso che poi gli esterni non sono mai solo due, con i due trequartisti che aiutano parecchio in fase di non possesso. Ecco, tu riproporrai una squadra con il tuo assetto canonico, oppure stai pensando a qualcosa di particolare dal punto di vista tattico, visto che loro hanno questa particolarità? Diciamo che comunque il percorso mio da un mese a questa parte, comunque un percorso rivolto e attento più agli aspetti di casa, cioè di casa nostra, perché comunque sto cercando di far acquisire alla squadra dei concetti importanti. Quindi questi concetti che ci aiuteranno ad alzare il livello di coscienza collettiva del gruppo. Quindi alla fine ci preoccupiamo degli altri, nel senso che comunque li studiamo, io e il mio staff, però come li studiamo, così comunque, diciamo, a livello di percentuale ti posso dire è un 80% rivolto più sull'acquisire determinate cose da parte nostra che il 20% rivolto agli altri. Comunque dal punto di vista di campo è una squadra consolidata, quindi è una squadra che cerca di farti allungare, cerca di comunque di lavorare su più linee in campo, quindi penso che sia una partita secondo me bella da vedere domani, perché comunque il Pontedera è una squadra che crea molto, come lo stiamo dimostrando anche noi, però diciamo non finalizza tanto rispetto alla mole di gioco che produce. Testimonianza anche l'ultima partita fatta contro
contro l'Entella in campionato, che ha creato tanto, però ha raccimolato poco. Giuseppe Poli, presidente del Carlino. Mister, buongiorno. I risultati positivi portano entusiasmo ed euforia. Allora ti chiedo, hai riscontrato un rischio di eccesso di euforia nel gruppo? Come stai gestendo questo momento? No, ma le vittorie soprattutto per gruppi giovani sono importanti, perché logicamente bisogna essere bravi a capire che si è fatto, ma domani è un'altra partita, altri interpreti, altre situazioni, quindi bisogna dare sempre di più in allenamento, perché comunque come ci sta il ragazzo che lo vedi che dà sempre il 100%, ci sta il ragazzo che è altalenante in allenamento, quindi deve capire che l'allenamento è fondamentale per arrivare alla domenica e poter dire la propria, ecco. Quindi le vittorie sono importanti, ti fanno crescere, ti fanno allenare bene, però nel calcio non ci vuole nulla per ricadere in situazioni negative. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questo non accada. Per fare in modo che questo non accada ci si deve allenare sempre al massimo e preparare le partite in maniera seria e lavorare in maniera seria da parte di tutti, per poi raccogliere il frutto il giorno della partita. Pontedera, squadra fisica con molti giovani, come dicevi, che presumibilmente verrà ad Ancona a giocare a viso aperto. Allora ti chiedo, il fatto di affrontare una squadra che gioca a viso aperto a Verconero può essere un vantaggio per l'Ancona? Guarda, Muso, adesso io ti dico che comunque dobbiamo entrare in campo mettendo in campo i nostri concetti. Poi nelle partite ci sono tanti momenti, tante situazioni, come ho detto sempre, quindi alla fine bisogna essere bravi a riconoscere quelle situazioni dove puoi far male e cercare di soffrire il meno possibile. Quindi io penso che comunque la settimana sia stata svolta in coscienza, in maniera rispettosa, e da parte mia, da parte dello staff e da parte dei ragazzi. Quindi domani è una sedicesima di campionato dove l'Ancona deve raccogliere il massimo, e per raccogliere il massimo deve dare il massimo. Quindi noi siamo pronti a questo. Mi auguro, ecco, domani sera di vedere una bella partita e di cercare appunto di raccogliere il massimo della posta in palio. Leonardo Matteucci, Corriere Adriatico. Buonasera, mister. Ciao. Pontedera, come abbiamo detto, parte di giocato in Coppa contro l'Entella. Pensa che questo impegno infrasettimanale possa essere un fattore positivo per ricordare che il Pontedera non ha avuto una settimana intera per preparare la partita? Guarda, questo non lo so, dal punto di vista del preparare la partita, comunque i concetti sono acquisiti da parte loro, perché ti ripeto, hanno un allenatore che comunque è già lì dall'anno scorso, quindi alla fine, per quanto riguarda, non lo so, i carichi della partita, non penso, perché comunque è una rosa abbastanza completa, con in campo tanti ragazzi, non penso che i 90 minuti di Chiavari possano aver influito sull'aspetto fisico, quindi non credo che incida più di tanto, in negativo per loro, ecco. Non lo so, poi dopo, come ho detto qualche volta, i guai della pignata li sa la cucchiaia, quindi sicuramente le problematiche ci saranno come in ogni squadra, però non le conosco le problematiche loro. Passando ai singoli, c'è in casa ancora
Lorenzo Pini con lei non è mai partito dal primo minuto, oggi è pronta la sua squadra della scorsa stagione, la seconda metà della scorsa stagione, e è andato fisicamente perché ha avuto dei problemi e può partire dall'inizio. Guarda, questo non lo so, comunque Lorenzo Peli rientra nelle situazioni non di dubbio, però sai, a volte sono quelle intuizioni che magari un allenatore può avere prima di una partita. Non lo so, comunque devo fare questa rifinitura, vediamo un attimo come sta, se il ragazzo si è allenato bene e penso che abbia smaltito ogni minimo problemino alla caviglia, quindi ho visto anche positivo perché comunque è un ragazzo, diciamo così, solare, quindi alla fine sta pure simpatico Lorenzo per come si comporta, per come è integrato nel gruppo, quindi alla fine vediamo, dai. Ferdinando Vicini. Guardando la classifica, questa partita ha un risvolto importante perché affrontiamo, diciamo, questo è uno scontro diretto perché più o meno può vedere lì, ma soprattutto credo che in caso di vittoria faremo un po', sarebbe come un po' voltare pagina, no? Cioè, anche se tu mi dirai che non siamo nemmeno a metà campionato, sicuramente c'è tutto il resto e poi come dici tu i punti non vengono mai smaltiti, cioè spalmati in maniera organica, però guardando la classifica adesso, poi è quello che conta, vincere ci permetterebbe di fare un salto di qualità, no? Cioè di passare in quel gruppetto di squadre che sono subito dietro alle prime. Penso che tu ci abbia pensato a questo. Allora io sarei un ipocrita se ti dicessi mi sa che già l'ho detto in passato, che comunque mi piace vedere la squadra dall'altra parte dalla parte sinistra, no? Mi piace, quindi non è che. Però domani è una partita importante. Se poi ci mettiamo anche, come dici tu, se ci mettiamo anche questo aspetto qui, comunque è un aspetto importante perché è inutile negarlo. Però per arrivare a fare questi tre punti ce ne vuole, bisogna soffrire domani. Bisogna veramente onorare la maglia in tutti i modi, cercare di entrare in campo con la mentalità di chi deve capire il momento. E quindi, però come dici, in effetti è così, nel senso che domani comunque hai la possibilità di fare un passo in avanti, quindi è inutile negarlo. E mi riallaccio a una cosa che hai detto domenica sabato a Ferrara nel post partita. In settimana forse ci hai pensato, no? A combattere quella sottile convinzione che magari si può infilare nella mente, l'abbiamo visto tante volte, no? Nell'esperienza che abbiamo di calcio. Dopo che vinci più partite in casa, quasi che esista la legge del tricolore, no? Quindi entrare in campo con la convinzione che comunque in casa poi si vinca, no? Che è pericoloso perché, come dicevi prima, non ti mette nella condizione di... No, ma io ero incazzato, al di là di tutto, dopo Ferrara, perché poi, ecco, alle domande... il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, cioè dispiace subire pochissimo e in campo magari creare e non portare a casa i tre punti, poi è normale che ti accontenti perché dici stavo sotto di un gol e io penso che quando in campo dai il massimo, crei, devi portare a casa i tre punti, se non li porti i tre punti vai ad analizzare il perché, per come, ma non deve essere quella del Conero da parte nostra, ma anche da parte dei ragazzi, cioè tanto poi giochiamo in casa, non esiste una roba del genere, perché lo sappiamo tutti come si evolvono le partite, quindi dovevi a mio avviso portare a casa i tre punti domenica scorsa. Non ci sei riuscito sabato scorso, poi ti rimbocchi le maniche, analizzi perché, per come, vai nel profondo della situazione, nel profondo significa anche, come è giusto che sia, andare in quelle sfere
che esulano dall'aspetto tecnico e dall'aspetto tattico. Sono sfere individuali, personali, dove comunque un allenatore ha il diritto e il dovere di incidere su questi ragazzi, perché devi analizzare a 360 gradi tanti aspetti. E quindi ci lavori in settimana e poi dopo si presenta la partita a Del Conero, dove comunque non è cambiato niente rispetto a Ferrara. Devi entrare in campo per cercare di fare i tre punti. Però non deve, è un po' come, è come quando si creano le aspettative sugli allenatori, no? Creano le aspettative su Mr. Zeman, perché Zeman fa segnare gli attaccanti. Ho capito, ma se un attaccante allenato da Mr. Zeman va in campo con l'idea, sì, perché sono allenato da Mr. Zeman, facciano, no, le aspettative te le devi creare tu, sei tu che vai in campo, sei tu che devi dare il massimo, sei tu che devi avere una vita settimanale seria e non da pagliaccio, perché comunque sei pagato, perché questo è il tuo lavoro e quindi devi curare tanti aspetti della vita privata per poi arrivare alla domenica e dare il massimo. Poi un allenatore è normale che durante la settimana cerca di metterti nelle condizioni per rendere al massimo, ma poi sei sempre tu che vai in campo con la cattiveria giusta, con la voglia di far parlare di te, sei tu che ti presenti davanti al portiere, sei tu che comunque cerchi in tutti i modi che l'attaccante non faccia gol. Stai parlando di Zeman in maniera metaforica? No, anche per posso anche fare il mio nome, magari no, ma l'ho detto, sì, ho detto Zeman perché comunque lui qualche film rispetto a me l'ha girato e quindi magari si rende l'idea. No, perché pure di te si dice. Sì, ma si rende l'idea. Dicono, con Mr. Zeman si rende l'idea in maniera importante. Per con il sottoscritto è un percorso di 4 anni tra i professionisti. E quindi logicamente sto scrivendo un qualcosa. Mr. Zeman ha scritto. Quindi anche loro stanno avendo tantissime difficoltà, no, di realizzative. Sì. Ma se io vengo, non faccio il nome del giocatore del Pescara, vengo e perché ci sta Zeman in banchina faccio i gol. Bello, ma non è così. Quindi questo è un po' dire, come si dice, parlare a nuora perché suocera intenda. No, nessuna nuora e nessuna suocera. Il discorso è che insomma viene facile il calcolo, con te hanno sempre segnato tutti, Cioffi e Energy non riescono a metterla dentro, no? No, io non sto facendo questa osservazione tra Cioffi e Energy, io vi ho parlato anche dei difensori, cioè dell'attaccante, del difensore. Cioè, il discorso è che le aspettative. Il giocatore non è che le deve avere sull'allenatore, le deve avere su se stesso. È un discorso a 360 gradi sulle qualità del ragazzo, qualità interiori, perché noi prepariamo le partite, ve l'ho detto, ho fatto riferimento anche la settimana scorsa, cioè dietro a ogni ragazzo c'è un mondo, ok? Ci sono tante situazioni. Ora, quale mondo ci sta? Il mondo familiare, il mondo dei procuratori, il mondo del ragazzo, il mondo di Facebook, di Instagram, dei social. Cioè oggi è diventata difficile un po' tutta la gestione, diciamo, di una squadra. Cioè, un discorso molto, ma molto, diciamo, ampio e profondo. Però viene a pennello col discorso di Cioffi, cioè che uno che con le qualità di Cioffi, dopo sì. 15 partite di campionato, giusto, questa è la 16ª, giusto? Sì. Qualcuno non l'ha giocata, correggi, non so quando l'ha giocata. Forse l'ha saltata per infortuni. Ha saltata per infortuni. No? 14 partite uno come lui non ha ancora segnato. Ma lui comunque, cioè anche per quanto riguarda i ragazzi, non è che bisogna. A me il lavoro che sta facendo Antonio, un lavoro per quel poco che diciamo l'ho avuto in campo, se non mi sa, 4 partite da titolare, no? Quindi ha fatto partite importanti sia quando c'era la palla che quando non c'era io. Se entrava dentro quella palla contro il Perugia, dopo quell'azione, cioè veramente stavamo parlando di uno dei gol più belli secondo me del campionato. Quindi cioè non deve essere un assillo il fatto che un ragazzo 2002, cioè lui, io sono contento del ragazzo, di quello che mi sta dando, di quello che mi dà in campo, e poi il gol arriverà, non è che.
Pepe Poli. Mister, anche a Ferrara ci sono stati segnali di crescita da parte della squadra, segnali di crescita in termini di gioco, ma anche e tanto di condizione fisica. Allora ti chiedo, sei d'accordo? Guarda, io sono d'accordo e mi auguro che questa crescita ci sia anche domani, perché in effetti la squadra tanti dettagli li sta affinando e mi sta piacendo, ma l'ho detto anche ai ragazzi in maniera molto, molto schietta e molto diretta, quindi però diciamo che come dicevo prima, no? Cioè, il focus è proprio su di noi, cioè, indipendentemente dal Ponte d'Era, che comunque studiamo, vediamo, mettiamo in campo determinate cose, però si stanno curando tanti aspetti di crescita appunto per arrivare a quella coscienza collettiva che ti possa permettere di soffrire di meno in campo e cercare di ottenere il massimo. L'ultima per me, sì. Darai fiducia a quello che può sembrare un 11 tipo, nel senso, in queste ultime partite sembra che tu abbia temporaneamente accantonato o parzialmente accantonato il discorso degli under da utilizzare per il minutaggio a vantaggio magari di una continuità di risultati. Ci spieghi un po' questo concetto dell'utilizzo degli under? Io il discorso è questo, io diciamo cerco di mettere in campo sempre e comunque l'11 che mi dia, diciamo, l'11 migliore, quindi diciamo che questa situazione dell'under comunque è una situazione che si è analizzata tutto tondo con la società e quindi alla fine quando vado a fare la formazione è sempre una formazione diretta a ottenere il massimo, come dico sempre. Non è che certamente il cambiare molto comunque in una fase delicata come adesso, perché ci sono ragazzi che si impegnano e che comunque meriterebbero anche loro di avere un po' più spazio, ma in questa fase storica in coscienza sono portato ad magari a dare più minuti agli stessi, come sta succedendo per esempio con la coppia centrale difensiva, cioè i due Stefano, no? Per iniziare eccetera, ma devo fare così perché tornando a Soppi, domani anche lui esce dalla partita, quindi qual è l'occasione migliore per sbloccarsi? E le volevo chiedere se c'è un rigore, lo batte lui o sempre Spagnoli? Ah, guarda, se non bisogna caricarlo sto ragazzo tanto di responsabilità. Io sono contento di quello che ci sta dando. Cioè non è che se non segna Cioffi, ma segna Clemente o segna Barnabà, cioè sul passaggio di Cioffi siamo tutti contenti, no? Per quanto riguarda il rigore comunque sono decisioni che ho sempre preso prima del quando do la formazione, quindi prima che arriviamo al Del Conner. E l'Ancona ha tre rifilati, a Clemente sono aggiunti Gatto e Martina, come pensa di gestire? No, questi non faccio calcoli perché per me ogni partita è l'ultima, quindi domani è la partita più importante, quindi non è che posso pensare all'altra, cioè domani metterò in campo, diciamo non vado a vedere di filare, squalifiche, cose. Quindi fine domani scenderà in campo la formazione che penso sia la migliore. E ultima? Sì. Su Colisacco? Sì.
con lei ha trovato continuità di prestazioni, si aspettava questo rendimento oppure è una sorpresa per lei? Oh, guarda, io il ragazzo da quando l'ho conosciuto comunque si è sempre impegnato, quindi alla fine un ragazzo che sta crescendo, no? Dal punto di vista dell'altezza, perché già è abbastanza alto, quindi sta crescendo dal punto di vista dal punto di vista proprio di campo, quindi lo vedo molto cognitivo, c'è un ragazzo che comunque sia in campo e sia quando magari facciamo vedere i video, lo vedo attento ai particolari. Quindi vedo un ragazzo molto, molto che apprende, quindi che recepisce. Poi in campo mi fa piacere perché comunque anche lui, ecco, anche lui magari che a Ferrara è andato vicino al gol 2-3 volte, no? Se faceva il gol a giro avrebbe fatto un gol, diciamo così, importante, bello. Quindi sono contento di lui, come sono contento anche degli altri che fanno parte della rosa, quindi. Bene, grazie.